Ma alla fine cos'è questo rap? Quando è nato? Chi l'ha inventato? Quando è stata usata per la prima volta in ambito musicale il termine rap, queste tre lettere? E te lo racconto io, siamo negli anni 60 e c'è una superstar della musica soul americana che si chiama Joe Tex, un grosso successo, spalmato in tutta la durata della decade. Praticamente Joe Tex era un personaggio fortemente legato al soul, quello più funky, più sanguigno, ed era naturalmente il diretto rivale di James Brown, un po' come i Beatles e i Rolling Stones, e accuse sempiterne di plagi, di scopiazzature: tu mi hai rubato il riff di una canzone, tu mi hai rubato questa routine di ballo, questo passo di danza, tu mi hai rubato questo giro di fiati. Uno psicodramma che arriva a raggiungere anche insomma degli aspetti un po' grotteschi. A un certo punto James Brown ruba a Joe Tex ben altro che un giro di fiati o un passo di ballo, gli ruba la moglie, se la porta via, se la sposa, salvo poi addirittura scrivergli una lettera dicendogli: la mia storia d'amore con lei è finita, se vuoi la puoi riprendere. Naturalmente a quel punto Joe Tex ha detto: insomma, io l'usato, per sicuro che sia, non lo prendo. E aspetti grotteschi, addirittura una sparatoria: James Brown spara in un club di proprietà di Joe Tex. Tutto questo, dicevo, per tutti gli anni 60, naturalmente caratterizzati da comunque grossi successi sia dell'uno che dell'altro. Arriviamo però alla fine della decada, a quel punto invece la carriera di Joe Tex va un po' in panne, si appanna un po', ed è lì che James Brown entra un po' in crisi anche dal punto di vista personale. Ad esempio è lì che avviene la sua svolta, la sua conversione all'Islam. Fra l'altro parliamo di una cosa molto consueta a quei tempi nel mondo musicale, ma anche nello sport. Anche, per esempio, si convertirono all'Islam praticamente nello stesso periodo un campione del pugilato come Cassius Clay, Cat Stevens, il cantautore inglese, Malcolm X diventa musulmano anche lui. E proprio in quel periodo però lui si chiude in studio, durante questa crisi anche mistica, si chiude in studio e sforna questo album che si chiama I Gotcha, esattamente come una canzone, quella canzone che apre l'album. Grosso successo, premesso, grosso successo anche in Italia. E la caratteristica di questa canzone I Gotcha è questo suo strano enunciare dei versi ritmicamente, non proprio cantando, senza una melodia, in tono perentorio, che poi è il significato della parola rap, ovvero cioè parlare con un tono piuttosto perentorio, piuttosto intimidatorio. E praticamente questa caratteristica, la caratteristica di questo singolo Joe Tex I Gotcha, è che fondamentalmente lui si esprime proprio con questo linguaggio totalmente inedito, fino a che un giornalista in un'intervista gli chiede: come lo definiresti questo tuo modo di esprimerti vocalmente in questa tua canzone di grande successo? Ed è lì che lui pronuncia per la prima volta le fatidiche tre lettere, dicendo appunto: io quello che faccio in questa canzone è rap, è rappare, è appunto parlare in tono perentorio. Solo che questa cosa muore lì, praticamente nessuno fa caso a queste tre lettere pronunciate da Joe Tex in questa intervista. Non sapevamo ancora che quelle tre lettere, nel giro di pochi anni, più o meno a fine di quella stessa decade, avrebbero completamente rivoluzionato il corso della storia della musica moderna. Fra l'altro la cultura rap e hip hop, che ancora oggi è predominante, avrebbe completamente soppiantato, reso roba vecchia, il rock, non solo musicalmente ma culturalmente. In Italia però, attenzione, se Joe Tex può essere imputato di essere il primo rapper della storia, è vero anche che in Italia c'è qualcun altro che recrimina questo primato. Solo l'anno dopo, siamo nel 1973, esce un singolo italiano, anche se cantato, ma più che cantato appunto parlato, enunciato in un inglese maccheronico completamente inventato, che si chiama Prison Calling Hands Chiuso, di Adriano Celentano. Ed è grazie a quel singolo che Adriano Celentano oggi, secondo me anche giustamente, dice: sono io il primo rapper italiano. Lo sapevi?